Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Noi Chiesa. Le diocesi di Chiavari e di Casale Monferrato si apprestano a vivere alcuni eventi importanti e significativi per la vita delle due chiese particolari. Domenica 23 maggio alle 15:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, il vescovo Alberto Tanasini ordinerà presbiteri tra i diaconi Don Simone Garibaldi, Don Tommaso Mazza e Don Giovanni Vaccaro. Sabato 29 maggio nella cattedrale di Casale Monferrato alle ore 10 si terrà l'ordinazione episcopale di Monsignor Giampio Luigi De Vasini, vescovo eletto di Chiavari. Un momento che la diocesi di Casale Monferrato si appresta a vivere con trepidazione ma anche con la sofferenza per il distacco. In settimana abbiamo sentito la testimonianza di una suora della congregazione di Nostra Signora di Lourdes a Casale Monferrato. Sentiamo. Voi avrete un vescovo multietnico, o non so se si può dire multiculturale, no? Perché ormai questa dinamica ha saputo anche collaborare con le diversità di età, anche di cultura. Descrive così il vescovo eletto di Chiavari, Suor Mireille Vitoulet, religiosa della congregazione di Nostra Signora di Lourdes, venuta in Italia nel 2008. Nel convento di Casale Monferrato ha conosciuto Don Giampio De Vasini nella veste di assistente spirituale delle comunità religiose della diocesi, un uomo con capacità di ascolto, umile, dotato di un senso dell'umorismo, capace di mitigare anche possibili incomprensioni. A lavorare con le donne, sapete, non è facile, però dove ci sono ogni tanto delle tensioni, lui sapeva sciogliere con delle battute semplici. E noi ringraziamo il Monsignor Giampio che tutto ciò che ha potuto fare con noi, no, seminato, si trasformi in benedizione per lui, anche per voi, la sua nuova diocesi. In tono scherzoso, le suore avevano già profetizzato il destino futuro di Monsignor De Vasini. Noi lo chiamavamo sempre Sua Eccellenza e poi abbiamo detto, dal giorno della nomina, abbiamo detto il nostro scherzo è diventato, sembrava una profezia ed è diventato una realtà. Nel contesto di una crisi vocazionale generalizzata, le religiose casalesi hanno trovato conforto nella disponibilità operosa e discreta di Don De Vasini e nella sua competenza umana e spirituale. Alcuni anni fa, ad esempio, quando io sono venuta in Italia nel 2008, eravamo un bel gruppo, no? Tante suore, anche congregazioni presenti in diocesi. Però, come lo sappiamo tutti, con la crisi vocazionale, tante comunità si sono chiuse, molto calato, no, il numero delle suore, e anche con la crisi vocazionale non è più quella realtà conosciuta 10, 8, 6 anni fa. E come attività, come anche ve l'ha detto, il nostro carisma o in forma di bene mi attrae. Un po' cerchiamo di essere un po' più attenti alle realtà presenti e bisogni. Attualmente abbiamo dopo scuola immensa per i giovani, no? Delle medie. Poi anche ci sono attività di accoglienza per le ragazze insegnanti che vengono un po' da lontano. E poi anche ci sono sempre ci sono le attività di apostolato parrocchiale dove le suore escono con le visite agli ammalati, aiuto, catechese, un po' di tutto. La chiesa di Casale Monferrato dona alla diocesi di Chiavari uno dei suoi figli migliori. È una persona ricca di umanità e noi l'abbiamo scoperto come persona di principi sani, no? E con grande delicatezza verso le persone anziane, anche verso tutte. Però la chiesa casalese soffre come una madre che vede il suo figlio che ha generato qualche parte, però allo stesso tempo siamo contenti, no? Del dono di Don Giampio e sarà anche lui un figlio che continuerà a generare la vita per e nella chiesa.
con la vostra collaborazione, ovviamente. Che augurio vi sentite di fare al vescovo eletto di Chiavari, che diventerà vescovo proprio a fine maggio, il 29 maggio, nella chiesa cattedrale di Casale Monferrato? Non possiamo che augurare una buona e fruttuosa missione, no? Papa Francesco diceva che quando Dio vuole affidarci una missione, un lavoro, prepara la persona a farlo per farlo bene. E io penso che Monsignor Don Giampino è stato preparato a questa grande missione. E come augurio buona e fruttuosa missione, nella gioia, nonostante le sfide di oggi, la sua si compierà veramente nella gioia fino in fondo. E noi sì, vogliamo affidare Monsignore anche a Maria, mediatrice di tutte le grazie, che sia sempre al suo fianco e gli dia le grazie di cui ha e avrà bisogno per svolgere veramente il suo ministero fino alla fine. Per la diocesi di Chiavari gli appuntamenti proseguiranno venerdì 11 giugno alle ore 20, quando nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari si terrà la celebrazione eucaristica di saluto a Monsignor Alberto Tanasini, vescovo della nostra diocesi per 17 anni. Domenica 20 giugno alle ore 17, sempre nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, farà il suo ingresso il nuovo vescovo Monsignor Giampio Luigi De Vasini. In vista di tutti questi avvenimenti che saranno trasmessi in diretta su Telepace per permettere la maggior partecipazione da parte di tutti i diocesani, anche i cori della diocesi hanno unito le loro forze per animare questa liturgia e in settimana si è svolta la prima prova proprio in cattedrale. Una bellissima cosa che si sono resi disponibili davvero in tanti. Questo è un bellissimo segno, anche se ovviamente comporterà un grosso lavoro di diffusione, metterci assieme, perché cantare è una cosa che richiede tanto lavoro, tanta partecipazione personale e anche tanto lavoro. C'è già un programma di massima di quali saranno i canti nelle due celebrazioni? Ma diciamo che i canti sono stati scelti fra quelli che la maggior parte che sono conosciuti in diocesi, oppure che il coro diocesano, nella sua formazione più consolidata nel tempo, ha già imparato in questi anni. La situazione ovviamente non ci consente di prepararci come avremmo voluto, proprio per le restrizioni, per tante cose, quindi per forza dobbiamo ragionare col criterio del realismo. Ecco, quindi questo non significa che siano cose di poco valore o scontate, ma certamente dobbiamo fare i conti con la realtà e quindi abbiamo provato così insieme a Don Andrea, ovviamente, che cura tutte le celebrazioni, di fare un programma percorribile, in qualche modo già conosciuto, comunque che realisticamente tutte le persone possono imparare. Al di là dell'importanza per la diocesi dei 220, è anche bello di vedere così tante persone in presenza che tornano a vedersi e a preparare qualcosa insieme. Assolutamente, è una cosa meravigliosa che in questo periodo abbiamo tutti molto sofferto proprio di non poterci vedere, o anche laddove abbiamo cercato di sopperire con le prove a distanza. Ovviamente non è la stessa cosa, e forse ci ha insegnato ad apprezzare anche di più, ecco, il valore del lavoro quando eravamo insieme. Non sapevamo forse della ricchezza che avevamo, c'era data da vivere, e adesso l'abbiamo imparato. Questa cosa di riunire i cori, diciamo che è una cosa secondo me molto importante, soprattutto per, diciamo, l'evento che poi si andrà a svolgere, perché è il saluto del vescovo Tanasini e l'entrata ufficiale di Giampio. E niente, speriamo di rendere felice anche Tanasini, di accogliere Giampio con un grande abbraccio, diciamo, comunitario. I cori, i canti, comunque una componente importante, sia per un saluto sia per un'accoglienza.
Certo, i cori sono una parte fondamentale anche nella messa in generale, se vediamo il coro ha una parte fondamentale in quanto proprio possiamo dire anima quasi la celebrazione e possiamo dire anima la celebrazione e dà un senso a quello che è la celebrazione che poi si andrà a svolgere. Diciamo che guardandoci un pochino più intorno qui, diciamo che mi pare che tu sia la più giovane, abbastanza anche con distacco. Come mai hai iniziato a partecipare al coro? Ho iniziato a frequentare il coro, diciamo, per caso, perché nel coro, nel gruppo, diciamo, WhatsApp del coro di San Pier di Canne era uscito di questo, diciamo, servizio che svolgiamo per la cattedrale di Chiavari, per tutta la città di Chiavari, per accogliere appunto Giampio e salutare Tanasini, ed è stata una cosa un po' per caso. Poi io, diciamo, organizzandomi anche con l'università, con gli esami e con tutto, allora ho detto perché non cogliere questa opportunità e sfruttare questa passione che ho anche per il canto. È stato fatto un lavoro di raccolta di vari canti, ce ne può parlare? Diciamo che abbiamo utilizzato uno strumento che era già in vigore, un archivio diocesano canti che era già in uso al coro della cattedrale, al coro diocesano e anche altri cori parrocchiali. È stato arricchito di una nuova sezione, quindi per questo evento che raccoglie un po' tutti i cori della diocesi. È stato esteso l'invito a tutti i cori della diocesi. Perché il canto è importante per accompagnare le celebrazioni? Il canto è importante perché non è un elemento in più, non è un orpello, ma è un elemento che aiuta a vivere pienamente la liturgia, quindi l'incontro con Gesù Cristo. Il fatto che in questo caso il canto raduni tante persone diverse da diverse comunità è un esempio di unità e di testimonianza grandissimo in seno a due eventi che sono eventi diocesani, quindi che raggruppano tutta la Chiesa diocesana. Quanto è importante il fatto che comunque la comunità lavori e si prepari a un evento di questo tipo? Sì, è importante che il nuovo vescovo venga accolto da tutta la comunità diocesana, cioè che ciascuno di noi, per quello che può fare, per quello che deve fare, non si senta escluso da questa accoglienza dicendo non mi riguarda. No, tutto ciò che riguarda la Chiesa diocesana chiede a ciascuno di noi di fare da nostra parte, se non altro con la preghiera, ma il canto è già un ottimo punto di partenza. Durante le cerimonie non sarà un vero e proprio coro disposto in una parte della chiesa, ma sarà poi un canto partecipato. Come funzionerà? Sì, questa pandemia quasi ci costringe a rivedere, dico da un lato anche per fortuna, i nostri canoni tradizionali di coro, perché il coro non sarà dietro l'altare, o almeno una parte sarà lì, l'altra parte sarà dislocato dentro la chiesa e un po' in piazza. Questo aiuterà anche la gente a partecipare di più. Là dove ci sono gente che sanno già i canti e che li sanno cantare, speriamo che la gente accanto sia aiutata a partecipare di più. Questo dovrebbe essere un po' il solito, ecco, nelle nostre comunità, poi spesso non c'è, però abbiamo questa occasione preziosa. Avete chiesto a Monsignor De Vasini e a Monsignor Tanasini se hanno dei canti preferiti? Ma qualcosa abbiamo chiesto, è uscito qualcosa fuori, poi insieme alle preferenze abbiamo anche tenuto conto un po' di quello che è il patrimonio della nostra diocesi, quindi in particolare Monsignor Campodonico, che ha operato qui per tanti anni, quindi alcuni pezzi saranno i suoi, e poi alcuni pezzi legati molto alla nostra patrona, la Madonna dell'Orto. Non si può dire ancora niente, si può anticipare qualcosina. I programmi verranno detti prossimamente, però ad esempio voglio nominare un canto. Monsignor Tanasini ha chiesto che all'inizio della celebrazione venga fatto il canto I cieli narrano, che è un canto abbastanza ormai vecchio di Monsignor Frisina, perché è stato il canto che lo ha accompagnato quando il Papa era qui a Chiavari, il canto del suo ingresso qui a Chiavari, e vuole che sia anche il canto del suo saluto. Questo è un esempio di aiuto e di desiderio di Monsignor Tanasini che ne abbiamo volentieri accettato. In queste settimane si è celebrata anche la festa di San Giorgio, che è patrono nella comunità di Portofino. Il vescovo Alberto Tanasini si è recato nella chiesa del Divo Martino proprio nel giorno in cui si faceva la memoria liturgica di San Giorgio per celebrare l'Eucaristia. Sentiamo. Wow.
Una tradizione che sa di ripartenza. Il falò di San Giorgio si è svolto a distanza, ma non è stato virtuale come quello del 2020. Il borgo ha celebrato il patrono appiccando il fuoco alla catasta di legna davanti a pochi portofinesi. La penolla è caduta alle 23 con la piazzetta deserta per il coprifuoco e verso il mare per i portofinesi un segno di buon auspicio. Anche in un periodo così difficile si è riuscita a portare avanti la tradizione del nostro falò qua di San Giorgio in piazzetta e poi soprattutto è stata la messa con la presenza del nostro carissimo Vescovo che insomma è una presenza sempre importante e graditissima qua dal paese di Portofino e perciò anche in un momento così difficile e delicato c'è la speranza, c'è la voglia da parte della comunità portofinese, credo di tutta la Liguria, di tutto il mondo, di poter incominciare a sperare positivo e speriamo che il falò di questa sera, la visita del Vescovo tutto l'insieme ci porti un po' di serenità. Sicuramente a me ha portato serenità le parole del Vescovo, mi ha fatto piacere sentire le sue parole di incoraggiamento e di prendere San Giorgio come un esempio di vita e di forza da seguire per portare a casa gli obiettivi che uno si prefigge nella vita. Ecco. Desideravo ringraziare e dire quanta gioia io provo in questo momento per il nostro Vescovo adorato da sempre, da tutti noi, io in primis. Anche quest'anno avremo la possibilità con il nostro coro, l'opportunità di poter animare la solennità di San Giorgio a Portofino. I canti saranno tutti canti dedicati al martire. In particolare verrà eseguito l'inno storico che viene cantato ogni anno per le festività di San Giorgio, il Deus Tuorum Militum, composto dal musicista Giovanni Battista Campodonico, proprio di Chiavari. E da questo inno poi si svilupperanno tutti gli altri canti, tutti i canti di gioia, di solennità, anche in ricordo del tempo pasquale che stiamo vivendo. Le celebrazioni si sono aperte nel pomeriggio con la messa di Monsignor Tanasini nella chiesa del Divo Martino. L'eroismo di San Giorgio mette in discussione un cristianesimo comodo, ha spiegato, affrontando un tema che lo preoccupa da tempo, il distacco dalla vita cristiana di molte persone, messo in evidenza dalla pandemia. Che cosa si può fare, ha domandato. L'unica strada che appare vera, efficace, è appunto la fedeltà dei credenti alla loro vita di fede, alla loro vita cristiana. Oggi non sono più tanto le esortazioni, le prediche che convincono, ma convince la fedeltà al Vangelo, vissuto, preso sul serio, messo in pratica. San Giorgio, ha concluso Tanasini, ci richiama l'eroismo del quotidiano, fatto di valori grandi ma nascosti, come la famiglia o la solidarietà, per cui oggi bisogna combattere, senza compromessi, tra Vangelo e mondanità. Non pensate voi che le nostre famiglie che si disgregano avrebbero bisogno di combattere, invece che lasciarsi andare al modo di pensare comune, secondo il quale se qualcosa fallisce, basta, si interrompe, senza nessun impegno. Pensiamoci, questo è il modo di onorare davvero San Giorgio. La pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Ligure ha avviato un ciclo di incontri e di approfondimento su Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica post-sinodale sulla famiglia, con uno sguardo principalmente rivolto ai giovani e ai loro educatori. Il primo incontro si è svolto giovedì, ne seguiranno altri due. L'obiettivo è quello di formare ad una coscienza nuova sulla famiglia. Sentiamo. Nell'anno della famiglia Amoris Laetitia, indetto da Papa Francesco dal 19 marzo 2021 al 26 giugno 2022, l'Ufficio regionale per la pastorale giovanile parte dai giovani per una riflessione ed approfondimento sui temi dell'amore umano e della famiglia. Lo scorso 19 marzo il Santo Padre ha indetto e iniziato un anno dedicato alla Amoris Laetitia, alla rilettura, 5 anni di distanza dalla sua promulgazione, di questa esortazione apostolica post-sinodale, dopo il sinodo sulla famiglia, che riguarda l'amore umano. E quindi per un anno tutte le comunità cristiane di tutto il mondo
saranno invitati a rileggere questo splendido documento che tratta di una di quelle di una realtà pastorale, sociale, esistenziale, senz'altro tra la più importante forse della nostra vita, che è appunto l'amore e la costituzione di una famiglia. E la pastorale giovanile regionale ha accolto questa possibilità di poter parlare, di poter riflettere con i giovani sul tema appunto dell'amore e dell'importanza della vera possibilità di creare una famiglia. La famiglia, ricordiamo, questo è evidentemente anche magari quasi pleonastico, che è il grande progetto di Dio. È il grande progetto di Dio, maschio e femmina li creò, andate e moltiplicatevi, per cui è una vocazione a cui tutti siamo chiamati. E ci sembra una cosa veramente importante poter ritornare insieme ai giovani a parlare di questa vocazione che è, come tutte le vocazioni, una vocazione alla felicità, alla santità, alla salvezza, no? È questa strada maestra, oggi forse magari un po' bistrattata, dimenticata, non adeguatamente valorizzata, la strada maestra della vita, della felicità, della realizzazione umana e cristiana di ogni uomo e di ogni donna. Il percorso si articolerà su tre incontri rivolti sia ai giovani sia a tutti coloro che hanno a cuore la loro crescita umana e spirituale. Saranno invitati a partecipare non soltanto i giovani, ma anche tutti coloro che vogliono bene ai giovani, tutti vogliono bene ai giovani, ma in particolare i genitori, gli educatori, i sacerdoti, i consacrati, ma anche gli allenatori sportivi, tutte le persone che hanno questa grandissima responsabilità, che è quella di accompagnare i giovani nella loro formazione, nella loro crescita, perché abbiano ben presente che la chiamata all'amore, la chiamata alla famiglia, quindi al matrimonio, alla fecondità, è una chiamata troppo importante. Perché non è una delle tante cose, ma è una cosa che è in cima ai desideri di Dio e deve essere in cima a tutti coloro che vogliono, ai desideri di chi vuole bene ai giovani e vuole educarli verso la felicità. Il primo sarà con Luca Carando e Ileana Gallo, sposi e formatori, collaboratori del Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile e dell'Ufficio Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Il titolo è Amare è una provocazione. Il titolo, allora abbiamo chiesto proprio, dentro la parola vocazione c'è la parola azione, quindi di introdurci a questo grande tema in modo anche per ora abbastanza generale, no? Una riflessione sull'amore e sui gesti dell'amore. Ricordiamo che la registrazione integrale del primo incontro con Luca Carando e Ileana Gallo sarà trasmesso domenica sera 2 maggio alle 21.35 su Telepace 3 al canale 115. E intanto sempre nella diocesi di Genova ci sono state le celebrazioni per ricordare il 300° anniversario dalla morte di padre Carlo Giacinto, fondatore del santuario della Madonnetta a Genova, un santuario molto frequentato dai genovesi, con una storia particolare che ci racconta il rettore. Il santuario della Madonnetta, appunto, è uno dei principali santuari mariani della provincia di Genova. Ma ci sintetizza brevemente la storia del santuario. Sì, tutto ha avuto inizio nel 1674, quando padre Carlo Giacinto era appena novizio sedicenne. Una sera gli appare la Madonna, lo abbraccia, gli dà il bambino Gesù, poi gli fa vedere il santuario pezzo per pezzo. Alla fine gli dice: me lo costruirai per la conversione dei peccatori. Stesso messaggio di Lourdes 175 anni dopo. Quindi io dico sempre che la Madonnetta è una piccola Lourdes dove la Madonna ha fatto le prove generali.
Ecco lo scopo del santuario, provvedere alla conversione della vita in senso cristiano e umano e poi alla santità stessa. 12 anni dopo, 1686, giunge la statua della Madonnetta da Trapani, è una copia della Madonna di quella città veneratissima, e portata da un savonese. Va a finire in casa della principessa Moneglia, di cui era confessore il padre Carlo Giacinto, e lui naturalmente se la fa regalare. Costruisce una cappellina provvisoria nel 1691, poi parte nel 1695 con il santuario. Pensate che non aveva una lira genuina in mano, lui ha fatto un patto con la Madonna: tu hai voluto il santuario e te lo devi pagare fino all'ultima lira. E così in 15 mesi è riuscita a costruire quel capolavoro di chiesa che è il fiore all'occhiello di Genova e penso anche dell'Italia. E tutto era pagato. Quindi la Madonna se l'è disegnata la chiesa, se l'è costruita e se l'è pagata. Che cosa è successo il giorno dell'inaugurazione? L'architetto si è vestito, come mi vedete, con lo stesso abito di religioso, Anton Maria Ricca, il grande architetto ligure, e ha continuato a lavorare fino alla morte lì al santuario. Il fondatore ha avuto un'idea brillante. Ha scritto al Senato e al Doge: mentre io apro al culto il santuario, chiedo che tutta la città e la diocesi si riconsacrino a Maria. Terza consacrazione ufficiale di Genova, la prima nel 1637, la seconda nel 1673, la terza questa nel 1696, 15 agosto. E da quel momento la Madonnetta è diventata il santuario ufficiale della Repubblica Genovese. Dal 1712, sempre su istanza del fondatore, interveniva il Doge con 3 senatori nella domenica successiva all'Assunta per riconfermare la consacrazione della città alla Madonna e anche della Repubblica. E questo finché è durata la Repubblica. Poi è rimasto il santuario tanto caro ai genovesi, dove sono avvenuti tanti altri fatti importanti, quali la fondazione di numerose famiglie religiose maschili e femminili. Abbiamo parlato del fondatore, di padre Carlo Giacinto Sanguinetti, membro dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi. La sua statura umana e spirituale è tale da occupare un posto in primo piano nella storia civile e religiosa di Genova. Chi era, brevemente, padre Carlo Giacinto? Padre Carlo Giacinto era un agostiniano scalzo, cioè figlio di quella riforma del Concilio di Trento che è approdata a Genova da Roma e da Napoli nel 1595. Quindi lui viene dopo oltre un secolo. E in questo periodo gli agostiniani scalzi hanno operato soprattutto a San Nicola, in Corso Firenze, poi alla Visitazione, sopra Principe, e poi a Sestri Ponente, che era la cittadina, poi città di Padre Antero. Nella sua vita religiosa possiamo definirlo così: un uomo mite, austero, ricco di cultura anche umana, grande studioso della patristica e della mistica. Ha scritto molti libri, fra cui la Bibbia Mariana in 20 volumi, una cosa paurosa. Purtroppo è ancora un inedito e questo è uno dei voti che faremo da questa celebrazione, di pubblicare finalmente anche la Bibbia Mariana, che è il commento a tutti i testi della Bibbia che in qualche modo parlano di Maria. Era un uomo perdutamente innamorato della Madonna e ha goduto praticamente della visione abituale di Maria per tutta la vita. Ha voluto vivere in una celletta accanto alla sacrestia superiore perché per lui giorno e notte erano un giorno solo, da vivere con Maria, con Gesù, con tutta la Chiesa. E ha avuto veramente doni carismatici. Noi diciamo che era un mistico alla Padre Pio, tanto per intenderci.
Ed è questo l'aspetto più interessante, che naturalmente è rimasto molto in ombra, perché gli agostiniani scarsi hanno anche un quarto voto, che è quello di umiltà. E sulla sua tomba, su una rozza lapide di Ardesi, è stato scritto semplicemente questo: Humilis. L'umiltà, sinonimo di grandezza e apertura a tutto l'infinito, cielo e terra. Ricordiamo che per tutto l'anno del terzo centenario dalla partenza per il paradiso di padre Carlo Giacinto, ogni giovedì dalle 16 alle 17 sarà esposto il Santissimo Sacramento nel Santuario della Madonnetta con una preghiera speciale per le vocazioni sacerdotali e la vita consacrata. Vediamo ora altri appuntamenti che si svolgeranno nella nostra diocesi. La comunità ucraina del Tigullio festeggia 15 anni di presenza sul territorio diocesano. Sabato 1 maggio alle 14 nella chiesetta delle Clarisse in via Entella a Chiavari, in occasione della Divina Liturgia di Pasqua, i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino si ritroveranno per la celebrazione, per condividere un momento di festa nel rispetto delle norme anticontagio. Sarà possibile vivere questo momento anche a distanza attraverso la diretta che si svolgerà sulla pagina Facebook della comunità. Domenica 2 maggio la comunità parrocchiale di Santa Sabina di Trigoso a Sestri Levante festeggia San Gotardo. Alle 10 la messa solenne, alle 20:30 i vespri. E con questo appuntamento si conclude questa puntata della rubrica Noi Chiesa. Come sempre l'appuntamento è alla settimana prossima. Arrivederci.